Buongiorno a tutti, noi ci troviamo qua oggi con Milena Santerini, vicepresidente del Memoriale della Shoah, coordinatrice contro, nazionale contro l'antisemitismo, Lisa Ginsburg, autrice e intervistatrice all'interno del libro di cui oggi andremo a parlare, Francesco Filippi, storico e autore egli stesso, che insieme all'autrice dialogherà e ci porterà in questo viaggio che racconta un libro che è un'intervista a un sopravvissuto che purtroppo è mancato poco tempo fa. Noi come Memoriale della Shoah di Milano ovviamente mettiamo al centro della nostra attività le testimonianze e l'eredità che raccogliamo dai testimoni. Quindi a questo punto io lascerei parlare innanzitutto Milena Santerini che ci introdurrà all'argomento di oggi, dopodiché diamo il benvenuto ai due oratori che per la prima volta, mi sembra, lavorano con noi al memoriale. Quindi grazie. Grazie Italia, io sono molto molto felice di ospitare al memoriale la presentazione, diciamo, il dibattito, la discussione, il confronto su questo bel libro e ringrazio molto Lisa Ginsburg e Francesco Filippi perché il memoriale, appunto, come diceva Talia Bidusa, è un luogo in cui le testimonianze, potremmo dire, sono sentite, valorizzate e se possibile anche comunicate. Voi sapete che il memoriale è il luogo da cui è partita Liliana Segre, i sotterranei della stazione centrale, e chi meglio di lei appunto ha saputo raccontare questo viaggio appunto verso il nulla. E quindi siamo molto molto contenti oggi invece di poter parlare di una figura come Piero Terracina. E quindi vorrei ospitarvi, diciamo, ma allo stesso tempo anche in qualche modo contribuire anche con qualche piccola osservazione su questo tema così, così importante. Intanto vorrei dire che un omaggio a Piero Terracina è doveroso. Noi abbiamo sempre ovviamente un legame al memoriale con i sopravvissuti, con i ritornati dai campi che sono oggi Liliana Segre, sono stati, è stato anche Nedo Fiano, Gotti Bauer e altri. Piero Terracina invece è un ebreo romano, molto romano, molto romano, e nei suoi racconti, nella sua memoria si riconoscono i luoghi, i nomi, ci sono le leggi razziali del 38, ma c'è soprattutto il 16 ottobre del 43. E mi piace sottolineare la grandissima umanità di Piero Terracina, veramente un uomo buono, aperto. E Lisa Ginsburg mette molto bene in evidenza come nel suo ricordo, nelle sue testimonianze, ricorra molto la parola amicizia, amicizia, cioè un senso di grande fraternità umana. E mi pare che nella sua testimonianza, che mai fredda, mai distante naturalmente, spesso trepidante, a volte drammatica, però c'è un punto in cui lui spesso incontra la commozione ed è quando parla dell'umanità, soprattutto degli altri, no? E quindi, per esempio, penso appunto ai brani riportati nel libro, quando racconta della selezione, no? Della selezione che se la passavi. Sentivi un momento di euforia, no? Ma passato quel momento di euforia, bastava rientrare nelle baracche, guardare i vuoti lasciati, dice, dai nostri compagni, amici, fratelli, e quanta tristezza. Noi che sappiamo, non abbiamo saputo nulla di tutto ciò, ma sappiamo però dai racconti di Piovolelli e di tanti altri quanto il lager disumanizzasse, quanto dividesse, separasse. Costringesse appunto al pensare a sé, al massimo
diciamo calandosi nella zona grigia, ecco, per dire, beh, queste parole, compagni, fratelli, amici, sono molto, molto belle, sono la dimostrazione che Piero Terracina nel campo era rimasto uomo. E poi questo mi fa pensare appunto a tutti i modi che hanno i testimoni di raccontare le storie degli altri. Per esempio, voi sapete che il memoriale è nato da una serie di incontri che abbiamo sempre fatto il 30 gennaio per ricordare la partenza di Liliana con la comunità di Sant'Egidio e la comunità ebraica al memoriale nei sotterranei, e dove ogni anno, il 30 gennaio, Liliana Segre racconta la sua storia e ogni anno racconta qualcosa di qualcun altro. E una volta è Violetta Silvera, una volta è Peppino Levi, e lo stesso in qualche modo fa Piero Terracina, cioè parla sempre di qualcun altro. E ne parla in quel modo, appunto, Rita Ginsburg dice, con verità, con asciuttezza, con empatia. Ecco, quindi capace di ascoltare, oltre che di parlare, e noi sappiamo che i testimoni si fanno ascoltare dai giovani, ma in generale da tutti noi, proprio quando, insieme all'intensità, potremmo dire, del ricordo, c'è anche un modo pacato di parlare e in qualche modo, diciamo, quello che Primo Levi chiamava il linguaggio pacato e sobrio del testimone, cioè quello senza odio. Ecco, questo si fa ascoltare, si fa capire, soprattutto dai giovani che ascoltano. Poi vorrei dire un'altra cosa, cioè che la testimonianza appunto parla a questa condizione, probabilmente, no? Una testimonianza di vendetta certamente racconterebbe lo stesso quello che è successo nei lager, ma non sarebbe la stessa cosa. Ma vorrei dire quanto è importante continuare a coltivare le testimonianze, la piccola storia insieme alla grande storia, avrebbe detto Anna Bravo, che vanno sempre insieme. Io lo trovo veramente assurdo, ridicolo che qualcuno le contrapponga. Nel campo educativo, per esempio, spesso si sente, ma no, ma la storia, importante la storia, le cifre, i nomi, i luoghi. No, risponde qualcun altro, no, la poetica, la letteratura, la narrativa, le voci. Io non saprei come separarle, diciamo. Quello che riguarda la cultura del ricordo, cioè la testimonianza. Ultima cosa che vorrei dire in conclusione, dicendo appunto, ovviamente notando quanto sia stata discreta Rita Ginsburg, quanto abbia dato spazio alla voce del testimone, quanto non abbia voluto in nessun modo intromettersi, perché spesso capita che magari ci vuole far parlare gli altri, ma si parla di sé. Questo ci porta un po' a riflettere sul tema della terza generazione, della seconda e della terza. C'è stato anche un altro libro in questi giorni di cui si è parlato, quello di Lia Pagliacozzo, La generazione del deserto, in cui Lia ripercorre la sua storia, insomma, di figlia, di deportata. E io apprezzo molto appunto questo ripercorrere dei figli, dei nipoti, la storia, e soprattutto il taglio dato da Rita Ginsburg, cioè che noi siamo testimoni di testimoni. Io penso che sia molto vero, e quindi in qualche modo ci prendiamo anche noi una responsabilità, soprattutto rispetto al silenzio, perché questo io penso sia un tema nuovo. Noi sapevamo che c'è stato un silenzio nel dopoguerra intorno alla Shoah. Sapevamo, perché ce l'ha raccontato Primo Levi, non si voleva pubblicare il libro, non si voleva ascoltarlo, il suo incubo ricorrente era di non essere ascoltato. Sappiamo che ogni epoca, come dire, scopre e riscopre il ricordo, la memoria. Ci sarebbero tanti, tanti esempi che potremmo fare. Quando in America hanno ricordato quello che era successo i primi anni, era una memoria definita progressista, cioè la memoria della democrazia contro il nazismo, ma non c'era l'idea della catastrofe ebraica, è venuta dopo. Noi alla fine degli anni 50 eravamo in guerra fredda e il nostro nemico era la Russia, non era la Germania, quindi abbiamo sepolto tutti i ricordi
delle complicità italiane nel cosiddetto armadio della vergogna, no? Poi, vabbè, il 68 è stato ancora altro, una memoria universalista. Negli anni 90, io me ne rendo conto in questi giorni, negli anni 90, nei primi anni 90, noi veramente è stato uno dei momenti in cui si è più, secondo me, si è più rotto il silenzio. Non a caso i testimoni, come i nostri amici, hanno cominciato a parlare in quegli anni lì. Terracina racconta che ha cominciato a parlare dopo aver capito che risorgeva l'antisemitismo, Carpentra, la denuncia di Primo Levi. Tanti motivi per cui a un certo punto si rompe un silenzio che è appunto storico, nel senso politico, perché sono le circostanze che spingono o non spingono i testimoni a parlare, ma anche personale. Cioè ci sono dei momenti nella vita familiare, proprio personale, dei testimoni che spingono a parlare o a tacere. Ecco, quindi noi siamo in un momento in cui abbiamo avuto la fortuna di avere Piero Terracina e gli altri. Era un momento in cui non ci saranno più, siamo appunto, come si diceva, testimoni dei testimoni. Ecco, quindi grazie di avermi dato l'occasione di ascoltare e di ascoltarvi, come faremo oggi insieme a tanti amici del Memoriale. Grazie mille Milena. Allora a questo punto io lascio la parola ai nostri due ospiti che, giusto per dare una contestualizzazione, sono appunto Lisa Ginsburg, che è autrice del libro di cui andiamo a parlare, Pensate sempre che siete uomini, per Ponte alle Grazie, autrice anche di un altro volume uscito da poco che è Carapace, e dialogherà con Francesco Filippi, che per Bollati Boringhieri ha pubblicato prima Mussolini ha fatto anche cose buone e poi Ma perché siamo ancora fascisti? Che tra l'altro è una domanda molto interessante che un giorno potremo provare a analizzare insieme. Io appunto Francesco adesso lascio la parola e vi ringrazio ancora. Grazie, grazie a voi. Un saluto a tutte e a tutti. Grazie Talia, Bidussa e al Memoriale della Shoah di Milano per questa occasione, a Milena Santerini per la bella introduzione e anche per aver toccato alcuni punti cardine, non solo del libro di cui tratteremo oggi, ma più in generale del discorso della memoria nel nostro paese in questi ultimi anni. Pensate sempre che siete uomini, di Piero Terracina, è un libro importantissimo, fondamentale, che arriva a ormai quasi 2 anni di distanza dalla scomparsa di Terracina e che rappresenta un punto focale per la costruzione e la ricostruzione di una memoria pubblica nel nostro paese. Non è solo fondamentale questa intervista che Lisa Ginsburg ha magistralmente inserito in un libro importante, l'intervista è importante altrettanto la postfazione che segue il contributo di Piero Terracina, non solo perché, come si dice, quando scompare un uomo, scompare un'intera biblioteca e quindi dalla memoria di quest'uomo ricavare un libro come questo, testimoniale, significa in qualche modo far rivivere, resistere un'intera biblioteca di ricordi, ma soprattutto perché oggi più che mai risulta importante inquadrare all'interno di un contesto specifico, che è quello della memoria reale vissuta dei testimoni, ciò che accadde. Prima di tutto, tristemente, perché la realtà anagrafica ci impone di non poter più, mano a mano, cominciare ad ascoltare la memoria di chi sopravvisse. In un secondo momento perché, ed è altrettanto importante sottolinearlo, è proprio di questi giorni una specie di cedimento della memoria pubblica che raccontava il vero nei confronti del dubbio, della negazione. Lasciatemi utilizzare questo termine brutale che nasce negli anni Ottanta, del negazionismo nei confronti di un determinato passato. Pensate sempre che siete uomini è un libro importante, è frutto di un'intervista, è frutto quindi di un racconto, ma devo ammetterlo, la prima cosa che mi ha colpito nel libro di Lisa Ginsburg è la descrizione di un silenzio che lei fa nella postfazione, un silenzio che io la inviterei, se ne ha voglia, a rivivere, a riraccontare a noi in questo momento. È il silenzio che pervase lei e la collega che l'accompagnò nell'intervista quando, uscita
dalla casa di Terracina dopo aver raccolto la testimonianza di Piero, si ritrovò in una fase di mancanza di parole, un silenzio complesso. Che silenzio era, Lisa, quello che ti accompagnava allora? Grazie anche da parte mia, poter partecipare stasera a questo dialogo è un onore, un grande piacere. Io ricordo molto distintamente il momento in cui uscimmo dalla casa di Piero Terracina, lo dico in questo, lo scrivo in questa postfazione, e ricordo questo senso di sgomento molto profondo dentro di me e che si traduceva sin da subito in questo silenzio. È un silenzio che durò dei giorni, ero, diciamo, letteralmente sconvolta da quello che avevo ascoltato, anche perché proprio in quell'istante, in questa strada di una periferia di Roma, insomma di un quartiere non centrale, insieme allo sgomento c'era la percezione molto chiara di avere assistito a un momento della storia, un po' come Milena Santerini diceva prima, la piccola storia, la grande storia. Ero stata per quelle tre ore, per lo spazio di quell'intervista, testimone di un momento fondamentale. Questo lo sentivo con grande chiarezza. E c'era qualcosa anche di angoscioso, ero anche molto turbata. Penso anche che questo silenzio accoglieva quell'angoscia che avevo ascoltato, ma anche accoglieva quella umanità di cui si diceva che era di Piero Terracina in modo straordinario. Quindi, come dire, non era solo un silenzio mentale o intellettuale davanti a qualcosa di atroce che avevo ascoltato dalle parole di una persona, ma era anche questo grande dolore per come era sgorgato nel corso dell'intervista a tratti in modo eccezionalmente umano. E dunque un silenzio gonfio, direi, l'aggettivo mi verrebbe questo, cioè dove c'è tutto, c'è lo scorrere del tempo, c'è la distanza, ma c'è anche tutta il pus di una ferita sempre aperta e ancora però il dolore e le lacrime di un uomo. E il silenzio deve essere molto vasto per poter accogliere tutte queste cose. Un silenzio quello che accompagnò, è stato ricordato, i sopravvissuti da Shoah, un silenzio che durò drammaticamente a lungo. E a parte appunto Primo Levi e pochi altri, per decenni la memoria della Shoah venne affidata a dei singoli che ebbero il coraggio di caricarsi l'impellenza e il dolore di questo continuo ricordo. Lisa Ginzburg dice molto bene, è un dolore gonfio, è un dolore che ricorda una ferita in suppurazione e quindi è anche un dolore che richiede evidentemente del tempo. Piero Terracina nella sua testimonianza ricorda come effettivamente per decenni la costruzione di una vita nuova, vita altra, quella lui si definì sempre un dirigente d'azienda, si presentava così anche quando andava a portare la propria testimonianza alle classi dei giovani. Quindi era una persona che dopo il 1945, dopo il ritorno che è descritto anche in questo libro intervista, rimase fedelmente attaccato all'idea che per non essere sconfitti da quel male, prima di tutto bisognava rimanere uomini, non è un caso. Pensate che siete, sempre che siete uomini, è l'esortazione prima di resistenza delle persone nel lager, proprio perché il lager è parte integrante di quella macchina che parte da prima, parte dal disprezzo per strada, parte dai ghetti, arriva fino alla camera gas e che serviva a spogliare dell'umanità le vittime. E quindi il primo atto di resistenza, che è proprio ricordato anche dal titolo di questo bel libro, Terracina se lo tenne stretto per decenni, costruendosi una bella, ricca vita, una vita, diremo, normale. E poi ad un certo punto questa ferita che non guarisce, evidentemente lo si capisce, traspare dalle pagine. Questa ferita gli richiese, per guarire definitivamente, o meglio per lenire il dolore, di essere riportata. Tu hai parlato, Lisa, di un silenzio necessario per un distacco da quello che avvenne. Però tu stessa ammetti che Piero Terracina era tutt'altro che distaccato quando raccontava questa sua parte di umanità.
Uno dei problemi che si incontrano oggi è che quel tipo di testimonianza, proprio per ragioni anagrafiche, in qualche modo si sta perdendo, e l'emozionalità, che lo ammetto da formatore, è uno dei grandi ausili per chi affronta il tema della memoria e dell'insegnamento della memoria, è utile, addirittura a volte necessaria, per far penetrare nelle menti di chi non c'era l'enormità di quello che fu. Questa emozionalità, quando si perdono le testimonianze come quelle di Piero Terracina, va un po' perdendosi e sfilacciandosi, e scatta quella che è la responsabilità. Tu nella postfazione parli in maniera molto corretta di un tema, che è un tema ampio, e non solo nelle comunità ebraiche, quello della cosiddetta terza generazione. Che cosa significa essere una terza generazione all'interno di quello che fu il racconto o il mancato racconto della Shoah? Ma io penso che la carsicità della memoria è qualcosa di sempre difficilissimo da capire e descrivere, cioè la memoria è un'azione che ha sempre queste risacche, però nel caso di un trauma così gigantesco ci sono, penso, delle memorie indelebili come quelle che Piero Terracina ha condiviso nel corso di questa intervista, ma anche poi in modo, anche bisogna dirlo, instancabile negli anni, ha continuato a raccontare, ha avuto una attività di testimone straordinaria. Quella è intera, cioè non è qualcosa che va o viene, però i tempi emotivi a volte sono carsici. Allora, terza generazione, per chi come me è figlio di figli, che quindi, come dire, ha colto il silenzio dei propri genitori ancor prima di quello dei propri nonni, silenzio di genitori che sono stati figli di nonni che non hanno detto e raccontato davvero, silenzio di genitori che in realtà in qualche modo lo sterminio lo hanno lambito, il nazismo lo hanno anche visto in faccia a tratti, però c'era questo silenzio anche lì, gonfio perché duplicato di generazione in generazione. Allora, per una terza generazione l'ambiguità di un silenzio del genere è ancora più pesante, nel senso che non corrispondono appigli, non corrispondono elementi, non c'è nulla di reale da poter far corrispondere a quell'angoscia che si può sentire attorno quando si è bambini. Ho provato a scrivere di questo perché è qualcosa che mi ha segnato profondamente, me come tanti come me, cioè laddove si respira intorno un non detto che è figlio, quindi è forse ancora più pesante perché c'è una sorta di processo di accumulazione di silenzio. E poi questo elemento carsico, cioè di momenti di maggiore oblio, secondo me c'è stato tra le tante cose negli anni del dopoguerra, e qualcosa che anche tu, Francesco, nei tuoi studi sul fascismo in qualche modo consideri, cioè come ci sono poi onde di consapevolezza nel tempo. E nel caso dello sterminio, certo, ci sono delle date chiave nel momento della rielaborazione. Io, per esempio, individuo quella del suicidio di Primo Levi, perché anche Piero Terracina lo racconta di come quel suicidio è stato un mattone importantissimo nel dire è vero tutto ciò che è accaduto. C'erano stati i libri, le testimonianze di Primo Levi, però la sua morte ha segnato un improvviso passo in avanti. E dunque, ecco, per noi terza generazione era un po' un andare a tentoni, perché non c'era la realtà di una testimonianza ascoltata direttamente. In questo senso, per me l'incontro con Piero è stato decisivo anche, e lo racconto, per un processo di auto-individuazione. Cioè c'era un ebraismo solo di dolore, ma anche solo di non detto, che l'incontro con lui è l'occasione che mi ha fornito Radio 3, bisogna dirlo, è un'intervista che io ho realizzato per la radio, di ascoltare questa straordinaria testimonianza, è stato come un battesimo a posteriori, ecco. Quello della memoria, del raffronto della memoria della cosiddetta terza generazione, cioè dei livelli memoriali che ora si stanno sedimentando all'interno dei gruppi che ereditano la responsabilità di questa memoria, è importante dal mio punto di vista, dal punto di vista appunto di chi si occupa per lavoro del rapporto tra storia e memoria, perché possiamo dire che dalla
ribellione, oppure dall'urgenza, chiamiamola così, che Piero Terracina e altri come lui sentirono quando, concordo con te, il 1987 la morte di Primo Levi segna uno spartiacque brutale, perché si comprende che in fondo non si può lasciare alla testimonianza di un unico, grande, enorme, incredibile rappresentante, ma solo rappresentante, il dolore della memoria e la fatica e l'angoscia della testimonianza. Ecco, dal 1987 in poi nascono molti fatti nuovi, e accanto alla terza generazione che fa esperienza ancora dall'interno di questo dolore della testimonianza di testimonianza, possiamo dire che nasce, a partire dalla fine degli anni 90, inizio anni 2000, quella che io definirei una generazione di memoria e di testimonianza gemmata, perché in particolare con l'impegno italiano ed europeo, si deve dire che il dibattito nasce in alcuni paesi e in Italia è più vivo che in altri luoghi. Basti pensare alla prima proposta per l'istituzione di un giorno della memoria, che mi pare arrivi nel 1996 grazie a Furio Colombo ad altri, e si parlava di una giornata della memoria italiana il 16 di ottobre. Poi con la risoluzione della legge del luglio del 2000 viene istituita nel 2001 la prima giornata della memoria, e quella è, diciamo, la prima generazione che ha una memoria pubblica e istituzionalizzata da portare avanti. Quindi l'esperienza di questa testimonianza è fondamentale per allargare il plateau di questa condivisione di memoria. Sì, scusa se ti interrompo. No, assolutamente, nel senso che io ricordo tra i tanti stati d'animo di Piero Terracina nel corso di questa lunga conversazione, perché furono più di 3 ore, io percepivo anche il senso del dovere. C'era questo peso sulle spalle, ma c'era l'idea che lui anche verbalizza poi nel corso dell'intervista, per cui, come tu dicevi, la morte di Primo Levi rendeva doveroso anche per gli altri assumersi il fardello del parlare, e questo senso di questo obbligo morale, psicologico, però di un dovere, lo si avvertiva molto. Esatto, ed è una delle cose che secondo me dà più valore a questo tipo di testimonianze, ovvero la Shoah, lo sterminio dell'uomo sull'uomo, non può essere relegato ad una fase storica e non può essere catalogato come un fenomeno storicizzato e quindi in qualche modo chiuso e analizzabile freddamente, non perché la storia non questo fatto non possa divenire storia, ma banalmente perché è uno di quegli atti che segnano un punto di svolta nella concezione che ha l'umanità di se stessa. Sì. Io ho cominciato ad affrontare il tema, faccio una piccola parentesi, mi scuserete, autobiografica. Ho cominciato ad affrontare il tema della memoria attraverso un'associazione di cui faccio parte, che si chiama DEINA, che organizza viaggi di memoria. E ogni anno accompagniamo, quest'anno, per le note vicende che immaginerete non lo possiamo fare, ma ogni anno accompagniamo migliaia di ragazze e ragazzi a conoscere, attraverso un percorso che è innanzitutto storico, le vicende e i luoghi Auschwitz e Birkenau della soluzione finale. Ebbene, io in questa decina d'anni di cui mi occupo come formatore dei percorsi di memoria ho notato una cosa molto allarmante. Fuori dai cancelli di Birkenau, alla fine della visita, è normale, naturale, è umano pensare dentro di sé, o addirittura a volte gridare mai più, che questa cosa non accada mai più. Di fronte a quell'enormità lo sforzo è dire non può più accadere, non deve più accadere. Ebbene, mentre una decina d'anni fa ancora questo era relegato nella memoria delle giovani e dei giovani italiani che andavano ad Auschwitz, in quello che definirei un periodo ipotetico dell'irrealtà, ovvero immagina che cosa potrebbe succedere se qualcuno volesse riproporre questo. Ecco, questo sentimento di lontananza, che ancora una decina d'anni fa era abbastanza presente nel discorso pubblico, mi spiace rivelarlo e rilevarlo in questa sede, però negli ultimi giorni, nelle ultime visite, non rappresenta più un periodo ipotetico dell'irrealtà, ma lo scivolamento del discorso pubblico, lo scivolamento nella violenza delle parole,
ha riportato alla mente la possibilità non irreale che questo sotto altre forme, sotto altri schemi, in altri modi possa avvenire o addirittura che stia avvenendo. La memoria di quello che dice Piero Terracina, lo chiedo, Lisa Ginzburg, ed è una domanda che faccio con impellenza perché è una domanda che mi aiuterebbe a proseguire nel mio lavoro. Questa memoria del passato deve avere uno spazio anche nel presente? Non è una domanda retorica perché questo spazio di memoria spesso non lo si riesce a ritrovare. Bah, diciamo, sulla non possibilità del ripetersi e sul mai più, io direi che tra i non detti nei quali, nella cui nube sono cresciuta, c'era anche invece il contrario, cioè l'idea che potesse ripetersi. Questo io l'ho sempre respirato molto distintamente, cioè invece c'era anche l'angoscia che era qualcosa che poteva risvegliarsi sempre. Quindi ecco, questo senso di sgomento degli ultimi anni per me risale a prima, non è così recente. Ma io penso che la memoria dovrebbe avere uno spazio enorme. Nello stesso tempo, questo elemento di diventare testimoni di testimoni e questa progressiva perdita ormai di moltissimi dei sopravvissuti è uno snodo molto grande, cioè bisogna trovare nuovi modi e è molto diverso quando vengono a mancare tutte le persone che hanno vissuto qualcosa. Pensavo giorni fa che è anche molto diverso in termini estetici. Io faccio la scrittrice, non ho nessuna competenza storica e quindi penso anche a produzioni artistiche che sono state cinema, anche romanzi, e mi chiedo anche l'immaginazione come potrà lavorare nel momento in cui i testimoni diretti vengono a mancare, perché in fondo era un tipo di lavoro creativo che però si basava su una memoria presente. Tutto questo per dire che quando i testimoni ci sono è molto diverso da quando smettono di esserci e si sente questa responsabilità molto forte, nello stesso tempo, proprio perché intorno a noi delle minacce negazioniste incombono, è sempre più un valore di dovere, aumenta e d'altra parte i modi di trasmetterla possono dover ampliarsi. È qualcosa su cui forse vale la pena interrogarsi, cioè il processo di testimonianza cambia così come la memoria è qualcosa che continuamente si modifica e l'assenza dei diretti protagonisti cambia molto le cose. Non solo l'assenza dei diretti protagonisti cambia le cose, sono d'accordo, ma anche lo scivolamento e la banalizzazione di determinati temi stanno, dal mio punto di vista, cambiando le cose. Ecco perché credo siano importanti testimonianze come quelle riportate nel libro che stiamo presentando, perché ogni tanto si rischia di far passare testimonianze di carne viva e di ferita pulsante come parole di retorica o addirittura azioni romanzate di un passato che non ci riguarda più. Concordo con Lisa Ginzburg nel momento in cui si dice che oggi è sempre più impellente trovare nuove forme di costruzione della memoria pubblica. Oserei dire una cosa, e lo dico approfittando di questo spazio per lanciare quasi un appello, è necessario che ci siano sempre di più e siano sempre più sostenuti i luoghi e gli strumenti di creazione di memoria pubblica. Perché mi spiace dirlo, ma mi pare che da un certo punto di vista in alcuni momenti alcune funzioni della costruzione pubblica del ricordo e della memoria siano venute a mancare a fronte di una, non voglio dire banalizzazione, ma da una fuga di problemi così enormi. Ecco, una delle cose che vorrei è che all'interno delle giornate della memoria venisse fatta una forte presa d'atto valoriale che inserisca direttamente quello che deve essere ricordato all'interno di un contesto pubblico più ampio. Le testimonianze come quelle di Piero Terracina, la testimonianza portata fino a poco tempo fa in giro per le scuole da Liliana Segre, sono semi importanti, ma ritengo che ci sia la necessità da parte delle istituzioni pubbliche al più alto grado di sostenere questo tipo di memoria pubblica, anche perché in ballo c'è davvero il passaggio in secondo piano di determinati temi.
Non a caso dei capitoli in cui si divide l'intervista, uno particolarmente interessante dal mio punto di vista è il terzo, è la vita dopo. Il racconto che faccio è Piero Terracina di quello che ha significato non solo i primi due, ovviamente l'infanzia, la deportazione, il dramma storico della Shoah e poi il ritorno, ma anche che cosa ha significato vivere in un contesto che era andato avanti, aveva fatto aveva percorso altre strade e in cui uno come Piero Terracina si è ritrovato, mi pare traspaia tra le righe, a dover in qualche modo fare i conti con una società che non si era fermata dove il dolore aveva cercato di fermare lui. Non so se ci ho colto questo tema. Qui forse tornerei sulla psicologia di Piero Terracina, che era un uomo veramente eccezionale, e il suo racconto, di cui sono stata la depositaria, lo esprimeva molto bene. Tra l'altro la voce, essendo stata una trasmissione radiofonica, avendola io riascoltata moltissime volte per questo lavoro del libro, la sua voce aveva un timbro che raccontava entrambe le cose, cioè la fatica del ricordo e una grande mitezza, perché era un uomo veramente mite. E dunque, come dire, penso che qualcosa di questo tratto rende più diffondibile questa testimonianza, perché è qualcosa che lo rende anche eterno, proprio nella sua umanità, proprio nella necessità di comunicare questa umile umanità che risorge anche nel suo spingerlo a tornare a vivere e anche nel tacere per tanti anni. Sono anche forme di autoprotezione, cioè è anche estremamente consapevole di tutto quello che non sta dicendo. Negli anni in cui Piero torna a Roma, si mette a lavorare, fa la sua carriera di dirigente d'azienda, io penso che c'è una grande maturità umana, anche nell'accogliere tutta la fatica di venire fuori, venire allo scoperto con la sua storia così dolorosa. E è qualcosa del genere, cioè un'attenzione anche alla gradualità delle cose. C'era un tratto un po' infantile, provo a raccontare anche questo, qualcosa si era come congelato più che cristallizzato, era rimasto al bambino Piero Terracina, che si ritrova orfano e solo, unico membro della sua famiglia quando è ancora un ragazzino. Però quel tratto gli permetteva di trasmettere così intensamente la sua storia. E sarebbe importante considerare anche questo, no? Cioè una memoria che però sappia farsi carico di questo peso umano che, come una palla di neve, in qualche modo aumenta. E l'altra faccia dell'ignominia e l'orrore di certe forme di negazione e avversione attuali. Invece qualcosa che si deposita profondamente nell'animo e lascia il tempo di parlare. C'è stato un tempo molto denso anche in quella conversazione, e che è il tempo di qualcuno che ha capito che è arrivato il momento di ricordare, si lascia anche lo spazio per farlo, con un amor proprio, ecco questo sto cercando di dire. Un amor proprio che traspare dalle pagine e che è uno dei veri segreti, appunto, per resistere e sopravvivere a quella che è la prova suprema, cioè il tentativo di annichilimento industriale che venne messo in campo dal totalitarismo nella prima metà del Novecento. È un po' paradossale iniziarla e ancor di più forse concluderla, questa chiacchierata con Lisa Ginzburg, parlando di silenzi. Diciamo che il primo silenzio, quello angoscioso, che complesso, che ha iniziato questa chiacchierata, derivava dal fatto di ritrovarsi di fronte all'enormità di quello che si era raccolto e quindi alla grande responsabilità di quello che era stato depositato in questa intervista. Mi piacerebbe concludere questo scambio parlando di un altro silenzio che è presente
raccontato nella postfazione di Lisa Ginzburg in Pensate sempre che siete uomini, ed è un silenzio che mi ha scaldato il cuore, perché è narrato in un episodio posteriore rispetto all'intervista, in cui tu, Lisa, andaste ad incontrare Piero Terracina, e per definirlo, permettimi un piccolo spoiler, hai utilizzato un termine che mi è molto caro, molto caldo, e che rende bene l'idea della figura di Piero Terracina. Tu hai definito in questa vostra conversazione un galantuomo. Ecco, ci vorresti raccontare un po' in questo episodio, anche per declinare al meglio, in maniera più forte, la figura di Piero Terracina? Sì, un galantuomo, molto davvero, anche di nuovo con qualcosa di leale. Leale era un modo di fare amicizia, molto leale. E c'era in questo incontro che avevamo, diciamo, da amici, quasi implicitamente avevamo deciso di non parlare di tutto quello di cui lui mi aveva raccontato nell'intervista, quindi parlavamo di tutt'altro, però era come se quel qualcosa, quello, era lì, era tra noi, perché c'era sempre, però si poteva con quasi leggerezza invece scambiare e parlare di tutt'altro, ma anche lì c'era una grande nobiltà d'animo, e questo è indimenticabile. Sì, questo. C'è molta umanità in questa memoria. Ricordare è un atto totalmente umano, è un atto creativo, anche da un certo punto di vista, è un atto che cambia. Se volessimo, per concludere, ci restano pochissimi minuti perché il tempo è volato, evidentemente. Se volessimo concludere con un piccolissimo spezzone di quella che è stata questa lunga intervista, quello che effettivamente vorresti più di tutto che rimanesse, Lisa, di questo racconto, su che cosa ti soffermeresti? Ovviamente lo chiedo mettendoti in difficoltà, perché tutto il libro è validissimo e non l'avresti. A me mi colpisce sempre tanto quando Piero Terracina riesce a tornare in Italia, arriva a Roma, arriva alla stazione Termini, riesce a trovare un modo per telefonare, telefona a un cugino, e lui è solo, non ha niente, ha fatto un viaggio lunghissimo per tornare, fa questa telefonata, poi si mette ad aspettare, e dopo tante pagine così drammatiche c'è questa scena, anche quella malinconicissima, e nello stesso tempo senti il coraggio e l'umanità di nuovo di questo ragazzo che si trova alla stazione Termini ad aspettare che qualcuno arrivi a prenderlo, ha saputo che è solo al mondo in qualche modo, e è un'immagine molto forte. Un'immagine con cui io vorrei concludere questo incontro, che è stato proficuo, molto ricco, e che è l'inizio di una bella avventura, quello della lettura di un gran bel libro, una gran bella testimonianza. Perciò grazie, Lisa Ginzburg, grazie davvero per questo libro. Pensate sempre che siete uomini, Ponte alle Grazie. Grazie a Milena Santerini, che ci ha introdotto e che ha portato avanti questa bella discussione. Grazie a Talia Bidussa e a tutto il Memoriale della Shoah di Milano. E lasciatemelo dire ancora una volta di più, buona memoria a tutte e a tutti. Buona memoria, grazie. Allora, noi prima di salutarvi, innanzitutto volevamo ringraziare anche da parte del Memoriale, ovviamente, Lisa Ginzburg, Francesco Filippi, Milena Santerini, ovviamente, per la preziosa introduzione. Mentre parlavate, mi è venuto in mente il forte legame che c'è fra le persone e i luoghi della memoria, in un certo senso, e le loro somiglianze. Cioè, i luoghi della memoria e le persone che ne sono la voce, Piero Terracina, Liliana Segre, Primo Levi, Nedo Fiano, che è mancato da poco, hanno questa capacità di risvegliare le coscienze, come metterci davanti a una necessità di agire. Noi ovviamente siamo un luogo della memoria, quindi questa necessità la sentiamo particolarmente vicina. In questo momento in cui i luoghi, per tutti i motivi che conosciamo, non sono visitabili,
più di tanto, ancora di più diventa importante andare a rileggere e risentire le parole di chi ha vissuto alcuni momenti nella storia, ma non tanto per un semplice ricordare, ma proprio per quel moto dell'anima e per quella presa di coscienza che ci permettono di prendere. Quindi ricordate che siete uomini, non è pensate che siete uomini, non è solo un titolo, non è solo una frase, ma è proprio un invito a tutti. Quindi di nuovo grazie. Noi invece, per quanto riguarda il pubblico del memoriale, vi aspettiamo domani con una visita guidata online. Per la prima volta il memoriale si apre al mondo digitale, quindi vi aspettiamo numerosi. Ringraziamo tantissimo chi è intervenuto. Buona lettura, buona memoria e a presto.